Continua la carriera televisiva di Katia Ricciarelli. Dopo l'avventura al Grande Fratello VIP, dove è stata una delle protagoniste più discusse della sesta edizione, la cantante sarebbe in lizza per un altro importante programma sul piccolo schermo. Stando a quanto riporta il settimanale Vero TV, l'ex moglie di Pippo Baudo sarebbe tra i papabili concorrenti di Tale e Quale Show 2022, condotto da Carlo Conti. Lo show tornerà su Rai 1, in prima serata in autunno. E sembra proprio che la 76enne sia pronta a mettersi in gioco in un contesto del tutto nuovo. Prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, fortemente voluta da Alfonso Signorini, Katia Ricciarelli aveva preso parte al Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Risale invece al 2006 la partecipazione alla Fattoria. Per le ultime edizioni di Tale e Quale Show Carlo Conti ha attinto parecchio al cast del Grande Fratello VIP. In seguito al reality show sono stati protagonisti al varietà di Rai 1. Solo per fare alcuni nomi: Francesco Monte, Pago, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando. Ora sarebbe arrivato il turno di Katia Ricciarelli, che tornerebbe così allo spettacolo. Di recente si era parlato più di un coinvolgimento di Jessica Selassie, vincitrice del GF VIP 6, a Tale e Quale Show, ma la principessina etiope si è detta poco propensa ad un'avventura del genere. L'ex GFina vedrebbe meglio nelle vesti di imitatrici le sorelle minori Lucrezia, detta Lulu, e Clarissa, che non hanno mai nascosto la loro grande passione. In onda dal 2012 su Rai 1, Tale e Quale Show è diventato ben presto uno dei format di punta dell'azienda radiotelevisiva. È l'adattamento italiano del talent show spagnolo Tu cara me suena. Passano gli anni, ma la trasmissione continua ad appassionare oltre 3 milioni di telespettatori. Neppure l'arrivo del rivale star in testar con Ilary Blasi ha messo in pericolo la buona riuscita del programma di Carlo Conti. La Clementoni ha addirittura creato un gioco ispirato allo show. Meaning of a